Diamo subito il benvenuto, anzi il bentornato alla nostra ospite, ospite che torna puntualmente negli studi di RBE e in Voce delle Chiese, Sara Thurn, in questo caso direttrice dell'Amico dei Fanciulli, della rivista delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi, rivista per ragazzi e ragazze, ma in realtà piace un po' a tutti, anche agli adulti, l'Amico dei Fanciulli. Numero primaverile, Sara, che sei venuta a presentarci. Ciao intanto e bentornata. Ciao Daniela, grazie. Ciao, ciao. Allora, numero primaverile è uscito appunto in questo periodo, che diciamo ha una struttura che segue in buona parte alcune rubriche che sono sempre presenti sull'Amico dei Fanciulli, però poi come sempre ci sono degli approfondimenti. Di che cosa parlate in modo più dettagliato in questo numero, Sara? Allora, sicuramente proseguiamo la collaborazione con la rivista Scuola Domenicale e quindi ci sono dei contenuti che seguono un po' il programma della Scuola Domenicale. Per chi lo conosce, quest'anno a farla da padrone è stata la storia di Giuseppe, tu ne sai qualcosa, con moltissimi appuntamenti appunto dedicati a questa storia a puntate molto lunga, e quindi anche noi abbiamo inserito giochi, racconti sulla storia di Giuseppe, prendendo anche alcuni racconti pubblicati alcuni anni fa di pastori tipo Fulvio Ferrari o anche di Klaus Langeneck, che aveva scritto due racconti su questa storia, appunto per affiancare un po' le proposte didattiche della scuola domenicale. E poi c'è un articolo diciamo incentrato invece più sul 25 aprile, e abbiamo intervistato sull'attualità, un po' più sull'attualità, abbiamo intervistato Anna Giampiccoli, la regista che ha curato insieme al Liceo Valdese, al gruppo teatro del Liceo Valdese, due cortometraggi su Jacopo Lombardini e Willy Gervis. Questa intervista è già uscita anche su riforma.it, perché abbiamo pensato di condividerla un po' con tutti, e lei appunto ci ha raccontato un po' il dietro le quinte di questi due lavori. Ho voluto un po' farle delle domande proprio sul lavoro, su come è stato realizzato questo lavoro. Certo, cosa vuol dire fare la regia di un progetto del genere, sì. E anche calarsi nei panni di personaggi che magari non sono così immediati, così semplici, certo, da interpretare. Certo, e poi c'è un approfondimento molto ricco sul tema del creato. Sì, perché allora sempre in collaborazione con la rivista Scuola Domenicale, anzi più precisamente con il SIE, cioè il Servizio Istruzione Educazione della Federazione delle Chiese Evangeliche, quindi la FCEI, abbiamo seguito questo concorso che hanno realizzato lo scorso anno, destinato appunto alle scuole domenicali, ai bambini e bambine, un concorso che prevedeva due sezioni, una quella del disegno e l'altra quella del racconto, e abbiamo pensato giustamente di pubblicare sull'Amico sia i racconti sia i disegni. Allora, per i racconti non è stato difficile, perché hanno partecipato soltanto due, un singolo che è una ragazzina di Volla in provincia di Napoli, e una scuola domenicale che è quella di Pramollo, quindi nelle valli valdesi. E mentre per i disegni è stato un po' più complicato, perché giusto per fortuna sono arrivati parecchi disegni. Guarda, noi abbiamo anche la possibilità di farli vedere a chi ci sta guardando sul canale 87 del digitale terrestre, perché Sara ci ha passato il collage, ecco, dei vari disegni che sono stati premiati, e quindi poi loro potrete rivedere anche su YouTube e ve li facciamo vedere. Sono davvero tanti, Sara. Questi sono tra l'altro solo quelli selezionati all'interno di una rosa più ampia, e tra questi sono stati classificati i primi tre di quattro categorie, quindi disegni collettivi, i piccoli, i medi e i grandi. Quindi è stato anche un lavoro di ricerca e di giuria. Devo dire, io non ho partecipato direttamente alla giuria, ma so che è stato un lavoro difficile. Immagino, perché sono bellissimi. Sì, sono tutti bellissimi, e decidere qual è un primo, secondo e terzo veramente è stato complicato. Quindi l'unico appiglio poteva essere una serie di criteri, diciamo, grafici, di illustrazione. Quindi, però è veramente difficile. Bene. Quindi, insomma, parlate
anche di questo concorso che appunto è stato proposto dalla scuola domenicale, alle scuole domenicali attraverso appunto il servizio di istruzione e poi so che ci sono anche delle, sempre sul numero primaverile dell'amico dei fanciulli, ci sono delle proposte di bricolage come sempre, di fai da te. Sì, in questo numero in particolare c'è una piccola novità, perché abbiamo contattato una signora che abita molto vicino a qui, abita a Torre Pellice, è russa di origine e un po' di tempo fa appunto aveva proposto alla rivista un approfondimento appunto sulle bambole tradizionali russe che si chiamano kukla motanka, se più o meno si pronuncia così, che significa bambola avvolta, perché sono fatte di stoffa e non prevedono cuciture, o sono tutte fatte appunto con stoffe di diverso tipo, piegate in vario modo e legate con il filo. Quindi anche un po' più semplici per i bambini da realizzare. Esatto, in teoria semplici, ma non semplici ma non semplicissime a guardare il tutorial. No, io che devo viene dire che ho dovuto provare 2 o 3 volte perché non ho più la manualità che avevo una volta, però è veramente molto, molto carino, perché appunto con un procedimento relativamente semplice si può realizzare in questo caso il coniglietto, che è un tipico animale primaverile, quindi ci sembrava anche una proposta carina. E appunto questo coniglietto che si mette poi sulle dita e si possono fare delle piccole animazioni in modo molto, molto semplice, però anche efficace per i bambini. Bene, c'è qualcos'altro che vuoi citare su questo numero primaverile dell'amico dei fanciulli, Sara? Allora, ci sono i grandi classici delle ricette, dei giochi, la rubrica alla scoperta di questa volta alla scoperta delle capitali della cultura 2023, quindi Diego Zangirolami che ci porta sempre a spasso nelle città, nei luoghi d'arte, in questo caso Bergamo e Brescia, e quindi andiamo a scoprire un po' queste due città. Poi ci sono i racconti, ci sono il ritorno della rubrica delle paladine della pace, che era una rubrica che avevamo fatto qualche anno fa, riprendendo la mostra che era stata realizzata dalle donne della Valpellice, appunto legata alle donne che hanno vinto dei premi Nobel per la pace, quindi a partire dalla prima arrivando a oggi. Adesso appunto abbiamo interrotto per un paio d'anni, adesso abbiamo ripreso appunto con Rigoberta Menciù le figure diciamo più recenti. Bene, quindi insomma noi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a leggere la rivista L'Amico dei Fanciulli, ad abbonarvi, che è il modo più semplice per sostenere questo progetto. Sara giustamente ricorda sempre che insomma l'abbonamento si può fare, è annuale, quindi si può rinnovare, si può interrompere, si può regalare, anche una bella idea per magari uno spunto per un regalo, e quindi approfittiamone. Se qualcuno volesse scrivervi trova tutti i contatti anche pubblicati sulla vostra pagina Facebook. Esatto. E poi si fa riferimento alla redazione di Riforma di Torino. Esattamente, sì, sulla pagina Facebook si trovano tutti i riferimenti per l'abbonamento, anche ci si può anche contattare per informazioni, proposte. Sicuramente posso aggiungere una cosa che abbiamo dimenticato, che in realtà è molto importante, perché è la collaborazione delle scuole domenicali. Cioè, abbiamo parlato finora della scuola domenicale come rivista, in realtà anche le scuole domenicali delle varie chiese battiste, metodiste e valdesi partecipano alla realizzazione della rivista raccontando di sé. E in questo caso è una scuola domenicale, anzi in realtà sono 3 scuole domenicali metodiste di Piacenza, Cremona, Feloni Capò, che in realtà è valdese, e Parma, che ci hanno raccontato appunto qualcosa di sé. E quindi anche parlando dell'esperienza che hanno vissuto, essendo appunto dislocate in un'area piuttosto ampia, che noi qua alle valli non ci immaginiamo nemmeno, allora appunto considerando quest'area molto grande hanno sfruttato le tecnologie che hanno imparato a usare durante il periodo Covid, che tutti noi abbiamo imparato a usare,
per accorciare queste distanze. Bene, quindi una scuola domenicale che supera le frontiere, il titolo dell'articolo. Io ti ringrazio Sara per essere stata con noi, auguri ovviamente di buona Pasqua a te e a tutti i giovani lettori e lettrici delle nostre chiese, dell'Amico dei Fanciulli, di questa rivista delle chiese valdesi, battiste e metodiste. Ci risentiamo poi per il prossimo numero. A giugno, a presto e buona Pasqua.